Innanzitutto vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento del ciclo Dalla carta ai pixel, la storia raccontata, che come molti di voi sanno è un'iniziativa congiunta dell'Istituto Storico Italo-Germanico della Fondazione Bruno Kessler di Trento e della Fondazione Museo Storico del Trentino. Un'iniziativa nata sostanzialmente per stimolare una riflessione sulla posizione della storia nell'attuale panorama mediale, un'iniziativa nata, ecco, per analizzare, diciamo così, il ruolo che i vecchi e i nuovi media hanno nella costruzione e nella trasmissione del sapere storico. Oggi cercheremo di usare il cinema per parlare un po' della condizione femminile nell'Italia del secondo Novecento. Che esamineremo appunto attraverso lo studio di un genere letterario piuttosto interessante, quello della cosiddetta posta del cuore. L'incontro più in generale è dedicato al rapporto tra cinema e storia e al diverso uso che il racconto cinematografico da un lato, la storiografia dall'altro, fanno delle fonti, a volte delle stesse fonti. L'occasione viene appunto dalla visione di Sogni, Sesso e Cuori Infranti, Piccola Posta Parla, un documentario che appunto riflette sulla condizione della donna, sui codici culturali femminili dell'Italia degli anni 50-60, utilizzando tra le altre cose anche le lettere che le italiane indirizzavano alle rubriche di posta del cuore di alcuni periodici dell'epoca. Ieri avete ricevuto il link del documentario, chi non lo ha già visto lo può vedere fino a tarda sera, quindi il consiglio naturalmente a tutti è quello di guardare questo bel lavoro di cui parleremo oggi. Per mettere a fuoco il tema e per comprendere, diciamo così, quali strumenti utilizza il cinema per trattare fenomeni storiograficamente rilevanti, abbiamo coinvolto Francesca Endrighetti, una storica, una studiosa delle pratiche di rappresentazione, anche di autorappresentazione della donna nell'Italia del secondo Novecento, Gianfranco Gianni, regista del documentario, e Silvana Mazzocchi, autrice e sceneggiatrice del film. Ma i nostri ospiti li presenteremo più avanti. Il mio ruolo è solo quello di introdurre, diciamo così, l'incontro. Non è la prima volta che in questo ciclo parliamo di cinema. Lo abbiamo fatto proprio in apertura del ciclo, ormai più di un anno e mezzo fa, con un film di finzione dedicato all'Inquisizione, Il Menocchio di Alberto Fasulo. Ci siamo occupati in seguito di serialità televisiva, quindi di un medium, diciamo così, gemello o parente stretto del cinema, ovviamente della serialità a contenuto storico. Più di recente abbiamo riflettuto sul documentario d'archivio e quindi su un genere documentario, su un genere, scusate, cinematografico che lavora sul recupero di materiali, sul rimontaggio di materiali audiovisivi del passato. Ecco, per certi versi l'incontro di oggi è una sorta di prosecuzione dei ragionamenti che abbiamo fatto in quell'ultima occasione. Perché anche oggi parleremo di documentario d'archivio, ma ci muoveremo in un contesto parzialmente differente, parzialmente o sensibilmente differente. Il lavoro di cui parliamo oggi, infatti, si allontana, per così dire, dal registro comunicativo che viene utilizzato da molti documentari di montaggio, almeno dai documentari di montaggio di cui abbiamo parlato in precedenza. Il film che appunto avete visto, che magari vedrete stasera, lavora infatti su un differente modello di messa in scena delle fonti storiche, sia quelle audiovisive che quelle a stampa. È un modello di racconto che, diciamo così, a differenza di quello che si fa spesso nel cinema documentario, ecco, non si nasconde, anzi, gioca, diciamo così, in maniera molto chiara. Sull'uso e il riuso anche teatralizzato della fonte storica. E quindi ecco, abbiamo pensato che sia una proposta molto interessante che ci piace poter discutere così come facciamo di solito, mettendo in dialogo degli storici
esperti del tema e degli autori che appunto si fanno carico di raccontare il passato con degli strumenti narrativi diversi da quelli utilizzati tradizionalmente dalla storiografia. Come tutti questi incontri, l'incontro è diviso sostanzialmente in due parti. Una prima parte è affidata alla riflessione di Francesca Endrighetti, quindi una studiosa esperta del tema. La seconda parte invece sarà dedicata a un dialogo a più voci tra me e Sara, che organizza, Sara Zanatta della Fondazione Museo Storico del Trentino, che organizza insieme a me questo incontro. Ecco, e dialogheremo appunto con il regista e l'autrice del film che presenteremo. Seguirà ovviamente una parte anche dedicata alla discussione con il pubblico. Vi chiediamo di usare la chat, quindi per rivolgere domande ai nostri ospiti. Ecco, lo strumento eletto è quello della chat, poi io e Sara ci faremo carico di, appunto, di rivolgere le domande ai nostri ospiti. Nulla, due parole di presentazione di Francesca Endrighetti, dottoressa neo, dottoressa di ricerca in storia contemporanea. Al tema, diciamo così, di cui parliamo oggi ha dedicato già un volume qualche anno fa, dal titolo Un confessionale in pubblico, la piccola posta nei settimanali femminili. Su questo tema di ricerca ha svolto anche il proprio dottorato, quindi ecco, in assoluto la persona più invitata di intervenire oggi, e lo scopriremo anche più avanti. Ha avuto anche un piccolo ruolo nella gestazione, nella costruzione di questo lavoro. Quindi cedo a Francesca la parola, che porterà il punto di vista di una storica sul fenomeno di cui andiamo oggi a discutere. Francesca, te la parola. Chiedo anche agli altri ospiti, Gianfranco Gianni e Silvana Mazzocchi, di spegnere l'audio. È sufficiente l'audio? Io ci provo, è la prima volta che faccio. Posso farlo io, altrimenti? Lo faccio ecco, io. Ecco, bravo. Sì, grazie. Perfetto. Francesca, prego. Grazie. Allora, di nuovo buon pomeriggio a tutti. Ringrazio Maurizio Cau per la Fondazione Kessler e Sara Zanatta per la Fondazione Museo Storico del Trentino per avermi invitato a questa chiacchierata. Il mio compito, appunto, come è stato detto, è quello di parlare delle rubriche di posta come fonte per lo studio e per la comprensione, quindi, del passato. E quindi quello che mi sono proposta di fare attraverso le mie ricerche era proprio cercare di comprendere come queste scritture ci possano raccontare determinate cose del periodo in cui sono state scritte. E innanzitutto mi preme parlare dello statuto della fonte, cioè di come questo materiale si presenta, con una notazione parlavamo prima, ovvero il fatto che è utile chiarire come si lavori con del materiale pubblicato, quindi la rubrica all'interno delle riviste è un prodotto editoriale, ben diverso quindi dalla fonte, cioè dal prodotto pensato in origine dalle scriventi o dagli scriventi che si riferivano alle rubriche di posta e a un determinato curatore. Rispetto a questo, per esempio, Don Zilli, che è stato direttore di Famiglia Cristiana per un trentennio, dal 54 all'80, e curatore unico della rubrica di posta dal 68 in avanti, lui ci riferisce che arrivavano in redazione un centinaio di lettere a settimana nei primi anni 70, e però in rivista ne pubblicava una quindicina. Quindi abbiamo tutto un materiale cui non possiamo accedere perché non esiste più, e che però va tenuto presente che in qualche modo, appunto, le rubriche di posta sono frutto di una scelta ben precisa, cioè di quali messaggi veicolare.
per esempio, appunto, all'interno di Famiglia Cristiana ci potrebbe stupire il fatto che tante lettere pubblicate descrivino la crisi della famiglia, sia la crisi del rapporto coniugale, per esempio, oppure un difficile rapporto tra generazioni, che è certamente il rapporto genitori-figli, anche prima del 68, insomma, prima che il movimento giovanile esploda, ma che è una difficoltà di rapporti, per esempio, anche tra suocere e nuore, cioè tra generazioni diverse che coabitano sotto lo stesso tetto. Ebbene, queste lettere, in cui appunto viene descritto il conflitto, sono utili a Donzilli, insomma, alla politica della rivista, e anzi direi meglio alla pedagogia della rivista, per poi offrire una soluzione che in qualche modo concili la situazione. E quindi, non lo so, alla sposa, alla giovane sposa che lamenta un marito sempre fuori casa, Donzilli consiglia di, appunto, occuparsi meglio della casa, coccolare di più il marito, insomma, fare in modo, attraverso il suo comportamento, che lui cambi abitudini. Allo stesso modo, alla giovane che vorrebbe continuare a studiare in una famiglia in cui l'educazione non è importante, o comunque servono soldi, quindi l'educazione non è vista come un valore, sempre Donzilli consiglia, per esempio, di impegnarsi veramente a fondo nello studio, eventualmente di far incontrare i genitori con gli insegnanti, e in questo modo di far vedere quanto si è capaci e quanto vale la pena poi che i genitori decidano di continuare a farla studiare. Quindi, dicevo, lettere, rubriche di posta come prodotto redazionale. E questo lo vediamo in tanti sensi. Sempre rispetto a ciò che ci troviamo di fronte quando andiamo a sfogliare le riviste che, per inteso, sono chiaramente un mercato molto vasto, in cui ogni lettore può trovare la propria rivista di riferimento, sono ancora negli anni 50 e grosso modo negli anni 60 un modo molto più semplice di altri per insomma, apprendere notizie. Intendo dire che molto più dei libri e molto più dei quotidiani avvicinavano alla pagina anche quanti non avevano un grado di istruzione e un livello di appunto di comprensione del testo scritto così, così elevato. Quindi, dicevo, ciò che i lettori si trovavano di fronte e ciò che noi che ricerchiamo questo tipo di fonte ci troviamo di fronte sono delle rubriche in cui a determinate lettere è data più importanza di altre, e quindi sono delimitate da una cornice o sono scritte, trascritte in grassetto, o vi è dato proprio più spazio grafico. Ad ogni lettera era posto un titolo che chiaramente è un titolo di redazione e che serve a catalizzare l'attenzione del lettore su una cosa, su di un tema che può interessarlo, piuttosto che su di un altro. Altro dettaglio, secondo me, interessante è che ogni scrittura aveva poi una firma, perché comunque si cercava di mantenere diciamo il discorso che ogni lettera prevede poi che si ponga una firma alla fine. Queste firme, che non sappiamo se fossero costruite anch'esse in redazione o se fossero pensate veramente da chi scriveva, anche se alcune indicazioni proprio all'interno delle rubriche ci dicono che erano le lettrici stesse a proporle, anche per questione di privacy, quindi per questione di autotutela. Dicevo, questi pseudonimi molto spesso rivelavano o il problema
indicato nella lettera, oppure comunque la loro condizione emotiva al momento della scrittura. Quindi troviamo chi si firma disperata, chi si firma semplicemente una mamma, oppure chi dice si scrive come mamma preoccupata, mamma disperata, quindi indicando appunto la propria condizione emotiva o il problema per cui si era scritto. Un'altra cosa interessante a proposito di queste scritture è che appunto in un'epoca in cui il documentario indaga gli anni 50, gli anni 60, io poi sono andata oltre anche agli anni 70, comunque in un periodo in cui appunto gli anni 50 per esempio per le donne era anche, probabilmente per la maggior parte delle donne era difficile ricorrere alla scrittura proprio perché non avevano un'educazione elevata, il fatto che per fare ordine nel proprio mondo decidessero di ricorrere alla scrittura. E in questo senso mi sono utili le riflessioni di Paolo Jedlowski a proposito della scrittura autobiografica, e lui sostiene come appunto l'atto di scrivere sia sempre un atto di presentarsi, l'atto di scrivere queste lettere sia un atto di presentarsi, e chiaramente implica il fatto che si abbia presente un destinatario per queste scritture, ma che ogni scrittura sia in un certo senso, oltre che a una presentazione di sé, anche a una ricerca di sé. Ed è molto evidente questa cosa se noi andiamo ad osservare quelli che sono i temi. Spesso queste lettere parlano d'amore o comunque di relazioni affettive, ma la domanda di fondo alla base di molte scritture, questo emerge molto bene all'interno del documentario, è questo, come dire, proprio la ricerca di sé, in un momento di trasformazione molto profondo, queste donne hanno modelli di riferimento completamente diversi e modelli di riferimento femminili, ma anche modelli educativi, la chiesa, la scuola, la morale, e quindi devono stabilire che cosa essere. Ecco, la domanda di fondo secondo me è quasi sempre questa. Chiaramente domanda di fondo che è diversa in base alla propria educazione, alla propria provenienza, eccetera. Un'altra cosa che volevo dire rispetto a queste scritture, che in certa misura all'interno del documentario risulta anche penso alle parti in cui c'è Franca Valeri, che aveva questo umorismo ma anche quasi caricaturale, no? Quindi era in qualche modo eccessiva, e di qui la sua ironia. Queste donne ci parlano di amori impossibili, ci parlano del fatto che non abbiano fatto che struggersi pensando a quel ragazzo. Erano proprio forme di scrittura che derivavano probabilmente dal fatto che queste ragazze avevano avuto il loro apprendimento ai sentimenti, e quindi ciò che provavano e le descrizioni di ciò che provavano derivava un po' dalle letture che avevano fatto, e quindi proprio da queste riviste, da questi romanzi rosa, dai fotoromanzi, e quindi in questo modo descrivevano ciò che accadeva loro o ciò che pensavano stesse accadendo loro. Ecco, per esempio una domanda pressante delle ragazze, che viene riferita anche all'interno del documentario, è il modo di porsi nei confronti del fidanzato o dei ragazzi in generale.
parlano spesso di famosa prova del bene più prezioso, riferendosi alla verginità. Questo è un tema, quello della verginità, della purezza che va conservata, è un tema di lungo corso, si ritrova sia nelle lettere degli anni 50 che in quelle degli anni 70. Chiaro che cambia il modo di scrivere, il modo di descrivere e il modo di porre le domande, ma le domande sono sempre le stesse, cioè fino a dove posso spingermi e per comunque mantenere la mia purezza, proprio perché appunto in una certa misura la purezza femminile, la rispettabilità femminile era una cosa molto importante, non tanto agli occhi, cioè agli occhi delle donne stesse, perché lo era agli occhi degli uomini, perché di fatto anche se gli uomini non appaiono all'interno di queste scritture, perché sono scritture femminili, l'uomo è sempre la controparte di fatto del gioco. Ecco, io mi fermerei qua, non so se poi ho sentito un... Eccomi. Sì, grazie Francesca per questa bellissima riflessione che ci racconta molte cose, ci racconta non solo quale grado di ricchezza si nasconde in questa tipologia testuale, in queste scritture non troppo praticate nemmeno dalla ricerca storica, ci racconta anche molto della sensibilità con cui uno storico o una storica deve avvicinarsi, deve approcciarsi rispetto a fonti così, anche così difficili da maneggiare e da far parlare, ma che però possono aiutarci a capire modelli culturali, diciamo così, che sono stati significativi per un periodo abbastanza lungo. Insomma, ci raccontano di un'epoca. Quindi molte grazie per queste riflessioni. Io passerei la palla a Sara, noi ci rimbalzeremo abbastanza spesso la parola. A te, Sara. Grazie, e buonasera a tutti e tutte, innanzitutto. Grazie a Francesca per questa introduzione, sicuramente ci sarà modo anche poi di ritornare sulla tua ricerca, sul tuo metodo di lavoro, che in parte è stato sicuramente diverso da quello che hanno seguito gli altri due ospiti di questo appuntamento dalla carta ai pixel, che vado a presentarvi e che costituiscono come sempre la seconda parte dei nostri incontri, che è quella in cui chiacchieriamo appunto, proviamo a mettere le mani in pasta su un lavoro che non è nostro, ma che a volte insomma tangenzialmente tocchiamo con delle consulenze o provando a metterci in gioco anche noi. Quindi io presento Gianfranco Gianni, regista e sceneggiatore, ha lavorato tantissimo per la televisione, per il cinema, forse non so se ha piacere o meno che io ricordi questa cosa, ma tra le varie cose, giusto per riattivare il nostro immaginario culturale, visto che è un personaggio che io ho amato tantissimo, è stato regista e sceneggiatore di Valentina alla fine degli anni 80 e poi ha presentato tantissimi suoi lavori in giro per il mondo, ai festival di Venezia, Locarno, Annecy, Rio de Janeiro, insomma non si è fatto mancare niente. Con lui questa sera c'è anche Silvana Mazzocchi, scrittrice e giornalista, storica firma di Repubblica, che ha sceneggiato diversi documentari, tra cui ha lavorato molto anche in tandem con Gianfranco, ed è il motivo per cui appunto noi li abbiamo invitati e contattati per essere con noi questa sera. Per questo documentario, che sicuramente molti di voi avranno già avuto modo di vedere, che è Sogni, Sesso e Cuori Infranti del 2018, un documentario che è stato prodotto da Cinecittà Istituto Luce e che è stato anche nella cinquina finalista ai Nastri d'Argento di quest'anno, del 2020, e che racconta in qualche modo, come già ci ha annunciato anche Francesca, un pezzo di storia del costume e anche della sessualità in Italia attraverso questa
fonte soggettiva particolare che sono le lettere scritte ai più importanti settimanali femminili tra gli anni 50 e 60. E visto che insomma è sempre bello che chi ha fatto un lavoro provi anche a presentarlo e a collocarlo all'interno di un percorso più ampio, io chiederei sia a Gianfranco che a Silvana, ognuno dal proprio punto di vista naturalmente, di raccontarci come nasce questo, come è nato questo lavoro e come si inserisce in qualche modo anche nel percorso di narrazione audiovisiva che hanno intrapreso insieme e che stanno costruendo insieme. Silvana, perdevi il microfono. Ecco, Dunque, questo progetto intanto è il secondo, è la seconda parte di un progetto più vasto che non si sa se ne avrà una terza, ma insomma fa parte di una riflessione che volevamo proporre, abbiamo poi realizzato, sulle donne dal primissimo dopoguerra e poi verso gli anni 50 e 60. La difficoltà, diciamo, principale, la sfida principale è stata proprio quella di trovare, come sceneggiatura intendo, io l'ho sceneggiato e scritto insieme a Patrizia Bistagnesi che ha lavorato con me spessissimo, è stata quella di trovare un modo di racconto che non utilizzasse né la voce fuori campo, quindi né un testo da noi scritto, né il parere e le interviste degli esperti cosiddetti. Abbiamo questa definizione generale. Quindi si trattava di utilizzare le fonti. Mentre per il primo documentario la suggestione è stata proprio la cronaca nera, perché noi abbiamo usato una provocazione, il primo documentario, il regista è sempre stato un film di Gianfranco Gianni, e la provocazione consisteva nel fatto di puntare l'attenzione su quelle donne che da matte fattucchiere si guadagnarono il ruolo di criminali, cioè tutti i delitti del primo dopoguerra, con la riscoperta della cronaca nera che i giornali enfatizzarono dopo la fine del fascismo, nacque l'idea da un libretto di Dino Buzzati che si chiama Cronache Nere, che è un libretto molto bello, con le cronache che all'epoca Dino Buzzati scrisse per il Corriere della Sera, in testa quello per l'omicidio di Rina Forte, per la strage di Rina Forte che uccise la moglie del suo amante compagno e i figli piccoli, i tre figli piccoli. Questa è, dico provocazione perché siamo in un'Italia del primissimo dopoguerra, dove le donne, dopo essere uscite per il lavoro, per sostituire gli uomini che erano appunto impegnati nel conflitto, erano state rinchiuse nelle case e una cosa, e si avviavano verso quel tipo di benessere un po' piccolo borghese degli anni 50, ma che avevano poi escluso in quella trasformazione intere categorie sociali, che però non sono determinanti, poi passerò a parlare degli anni 50 e 60 e dei documentari in questione, ma ci tenevo per definire come sono state scelte, in quale logica. Perché le criminali, coloro che rubarono, uccisero nel primissimo dopoguerra, sono un po' di tutte le classi sociali. Rina Forte è una classe sociale molto poco abbiente, come le sorelle Cataldi, quasi povere, però c'era anche la contessa Pia Bellentani. Questo perché chi uccideva veniva considerata appunto fattucchiera o matta e veniva rinchiusa nel carcere di Aversa, che poi Gianfranco andò a girare, ma non gli si riconosceva nemmeno il ruolo di criminale, badate, che può essere in negativo, ma una cartina di tornasole molto molto forte.
Dopo questo primo documentario ci premeva invece di studiare come negli anni, mostrare, non studiare, come negli anni 50, siamo arrivati fino all'inizio degli anni 60, quella che lo stesso Pasolini in una prefazione al libro di Gabriella Parca che riunì, che si chiamava Le italiane si confessano e propose decine e decine di lettere, se non centinaia, definì l'Italia arcaica, questa Italia arcaica che era appunto arcaica, non solo traspare bene nella posta già citata da Francesca Endrighetti, della piccola posta del settimanale cattolico Famiglia Cristiana, ma un po' in tutte le rubriche, anche quelle tenute dalle più illuminate, tipo Irene Brin, tipo Donna Letizia, tipo, ma ecco, all'epoca ci fu magari una frontiera un po' più avanzata, per esempio con Brunella Gasperini, ma gli scritti delle donne riproponevano sempre quei temi appunto un po' arcaici che poi continueranno a sopravvivere anche dopo il 68, ma che in gran parte furono da quel 68 e dalla trasformazione degli anni 70 spazzate via. In questo caso noi abbiamo scelto di mettere in scena appunto le lettere come avevamo fatto nel primo documentario con le cronache dei giornalisti che ho citato. E invece in questo caso appunto abbiamo cercato di dare voce non solo alle donne, ma anche alla definizione che magari dei giornalisti dell'epoca o degli studiosi dell'epoca ci proponevano. E queste lettere noi le abbiamo scelte con un sistema diverso, che non è un sistema appunto da storiche, ma doveva essere funzionale alla sceneggiatura che volevamo proporre, cioè quali fossero i temi proposti dalle donne. Il fatto, per esempio, che le donne cominciassero a scrivere, già ne ha parlato Francesca Endrighetti, io vorrei sottolineare anche il fatto che erano anni in cui l'analfabetismo era ancora molto diffuso e soprattutto era la prima volta che le donne osavano non solo scrivere, ma esprimersi pubblicamente, cioè uscivano dalla casa, dalla confidenza con l'amica o con le amiche e ponevano pubblicamente il loro disagio. E non era sempre tutto rotante intorno alla verginità piuttosto che ai rapporti con i genitori, era anche un'inquietudine, cioè noi abbiamo notato che traspariva anche un'inquietudine. Mi colpì all'epoca una lettera, non mi ricordo a chi spedita, in cui diceva: mia madre mi considera una mezza matta perché io non ho il matrimonio come unico scopo. Questo fatto che appunto uscire dalle regole, torniamo perfino al tema, seppur sfiorandolo, del primo documentario, le donne quando non seguono un conformismo prestabilito e diffuso nella loro epoca, nell'epoca in cui vivono, sono subito considerate matte, sono delle matte, cioè escono dai ruoli e quindi sono matte. E quindi la scelta è stata operata sui testi già scelti, non solo da chi curava le rubriche, come nel caso di Francesca Endrighetti, che essendo storica è ricorsa il più possibile alle fonti dirette. Noi abbiamo utilizzato, per quel che è stato possibile, già i libri che le avevano raccolte, tipo il libro di Gabriella Parca, lo stesso libro di Francesca Endrighetti, i libri di Irene Brin, i libri che ne citavano soltanto in parte, perché abbiamo privilegiato quello che si dice la scaletta della sceneggiatura, appunto, quello che ci premeva dire, e ovvero non solo come
anche in Italia, come nel mondo occidentale, ma le donne fossero tenute al guinzaglio, come dimostra, per chi ha visto il documentario, quel decalogo, che in realtà è un decalogo della moglie perfetta, che è un decalogo, mi pare di New York, no, di Filadelfia, non so, ma un decalogo americano, rivolto alle donne degli anni 50, cioè, insomma, di quello di un paese che era considerato per noi il laboratorio del futuro, e invece per quanto riguardava le donne non lo era affatto, anzi. Ma per quello che abbiamo potuto vedere e leggere, aveva già in nuce un'inquietudine come fossero dei germi di disobbedienza, che per esempio, per quanto mi riguarda, mi premerebbe poter continuare questo discorso, perché poi è stato quello che alla fine del 68, con il 68, all'inizio degli anni 70, ha potuto, mentre il paese era attraversato da problemi di pre-lotta armata, di pre-terrorismo, ma ha potuto dare linfa a quei movimenti democratici che poi sono sfociati in tante leggi che per fortuna abbiamo potuto varare, che sono state quelle che hanno segnato una svolta per i diritti civili, non solo delle donne, ma di tutti. Quindi questi germi però noi li abbiamo voluti rintracciare anche in quell'epoca, cioè quando queste inquietudini come nascevano? Nascevano nonostante, abbiamo preso dei pezzi non a caso anche del Galateo che Irene Brin scrisse, mi pare all'inizio proprio degli anni 60, cioè che cosa deve stare in un armadio, che cosa le donne devono avere con sé per forza per essere eleganti, no? Due paia di scarpe, un décolleté e i guanti. Ecco, un conformismo molto preciso che nelle riviste che ospitavano la Piccola Posta si potevano poi rintracciare, non solo nelle ricette, ma nella moda e in tanti modelli che proponevano. Però nelle lettere delle donne già c'era in luce una... C'è una lettera, evidentemente ce ne sono state tante, in cui una madre dichiarava di essere proprio sempre sull'orlo di una crisi di nervi, di non poterne più, di dover curare i bambini da sola, bambini scatenati, di non poter lavorare, dice, ma questo è il mio destino. Cioè c'è un gap praticamente tra i modelli proposti e quello che le donne esprimono. Non sempre, però c'è, e nelle risposte che le curatrici o i curatori danno c'è un diverso modo di trattare. Noi le abbiamo usate poco le risposte, perché altrimenti poteva sembrare, insomma, non c'era funzionale, perché volevamo seguire proprio una traccia di cammino che le donne avevano cominciato a compiere con il lavoro, col lavoro riscoperto dopo, appunto dopo la guerra, quando il lavoro gli viene di nuovo negato, e anche il lavoro fa parte di alcune di queste lettere. Viene fuori l'aspirazione a lavorare, la necessità di lavorare, di realizzarsi, di leggere. Per esempio la volontà di trovare un compagno che non sia soltanto un marito da curare, il padre dei propri figli, ma con cui andare d'accordo anche su temi diversi, non solo sulle necessità familiari, ma anche su quelle culturali. Ecco, questa è stata la nostra lampadina per poter poi scegliere dai libri quello che ci sembrò funzionale, ci è sembrato funzionale per questa traccia di racconto. Grazie, magari adesso sposterei un po' l'attenzione sulle forme di messa in scena che sono state scelte per vestire, diciamo così, questo film, che è al tempo stesso una ricerca sul passato. Qualcosa l'abbiamo già detto, abbiamo detto che si tratta di un lavoro anche profondamente diverso da molti altri,
è stato richiamato, non ci sono le classiche voci off, anche se sì, ci sono voci off, ma sostanzialmente hanno una funzione diversa rispetto a quella solita, sono voci che aiutano, diciamo così, ad esibire i documenti, quindi non spiegano, non ricostruiscono il contesto, non descrivono l'anima dell'epoca. E al tempo stesso, appunto, non ci sono le classiche interviste con i cosiddetti esperti che ci spiegano come sono andate le cose. In questo lavoro, in questo film, lo spettatore è quindi messo di fronte alla fonte nuda, possiamo dire. Quindi viene naturalmente accompagnato per mano, però si trova solo di fronte alla fonte audiovisiva o alla fonte scritta, e quindi è lui a dover sostanzialmente ricostruire il senso di ciò che sta vedendo. Quindi a un certo punto di vista c'è anche una sorta di fiducia nei confronti delle capacità dello spettatore di decifrare ciò che sta vedendo. Quindi volevo chiedere in particolare a Gianfranco Gianni quali sono state le ragioni che l'hanno portato a dare questo stile, questo registro narrativo ad un lavoro tutto giocato intorno a fonti che sono messe appunto sotto gli occhi dello spettatore senza che gli venga indicato come deve leggerle. È una scelta, naturalmente. Intanto è una scelta perché il documentario di per sé è un qualcosa che di molto libero. Cioè bisogna pensare al documentario come a qualcosa che non ha una struttura, deve avere una struttura innanzitutto, però c'è un regista famoso, Jean Renoir, che diceva che nel cinema di finzione bisogna sempre lasciare una porta aperta mentre si gira, perché qualcosa può accadere. Il documentario non è che devi lasciare una porta aperta, devi lasciare aperte 50 porte, perché attraverso queste 50 porte arrivano una serie di suggerimenti. È chiaro che proprio perché il documentario è qualcosa di molto libero, ti dà la possibilità di realizzare lavori in cui hai infatti anch'io tante con interviste, ho fatto un documentario su Dante Ferretti andando da Scorsese piuttosto che da DiCaprio, e loro raccontavano il lavoro di Dante. Lavorando però con materiale di repertorio come questo, credo sia molto più divertente per me in quanto regista, ma anche molto più utile fare esattamente quello che diceva lei, cioè poter avere del materiale da poter manipolare, liquido, non so come dire, in qualche maniera liquido, che lascia allo spettatore la possibilità di trovare una serie di legami che poi sono il cuore, che diventano poi il cuore del documentario. Questa è una scelta molto precisa. Questo vuol dire anche avere un rapporto con chi scrive, con chi ha le idee, eccetera, di grande fiducia reciproca. E poi d'altra parte, se io personalmente, poi altri fanno sempre documentari con l'Istituto Luce di repertorio, con materiale del Luce di altro tipo, appunto con le interviste, a me piace molto, invece trovo molto più creativo avere questo materiale come fosse una creta da poter manipolare, poter usare un primo piano di tratto da un documentario di Zurlini, un controcampo da un documentario di Visconti, e questa cosa è una cosa che ti dà un senso di grande libertà e, permettetelo di dire, anche di grande divertimento. Ora, bisogna sempre pensare che il Luce ha una quantità immensa di materiali che vanno dall'inizio del Novecento fino agli anni 70, diciamo, in cui diciamo che le cose più belle, al di là di quelli che sono all'inizio del Novecento, sono gli anni fine anni 30, anni 40 e anni 50, cioè fino all'arrivo della televisione. Da una parte c'è l'Istituto Luce come grande strumento di propaganda fascista, che affidava a grandi registi
che poi sarebbero poi, dopo la guerra, avrebbero fatto film anche molto di genere, però con un grande dispendio di mezzi, con grandi direttori della fotografia e quindi c'è con del materiale visivamente straordinario. Dopo la guerra ancora c'è questo concetto, poi l'arrivo della televisione farà cambiare un po' tutto quanto. Diciamo che per me è stato estremamente utile veramente visionare le cose e cercare, ma soprattutto affidarmi al mio intuito, diciamo, partendo sempre da, appunto, come diceva Silvana, da una scaletta che mi aiuta a muovermi secondo dei parametri, proprio per non disperdermi troppo. Questo era vero nel documentario che abbiamo fatto sulle estremali scandalose, quello sulle donne assassine, che andava attraverso dei decenni, quindi parliamo dalla fine degli anni 30 fino agli anni 70, e poi invece in questo caso siamo andati più rabdon, nel senso che ci siamo mossi più su una serie di temi, alcuni li avete detti in modo assolutamente impeccabile la Indrighetti, cioè il concetto di purezza, di verginità in relazione e quindi aver trovato dei documentari delle edizioni paoline che sono nella disponibilità del Luce, che per esempio su Santa Maria Goretti, per dirne uno, oppure quando Pasolini parla appunto di Italia arcaica, riuscire a trovare dei documentari o dei cinegiornali che raccontano quello che era la devozione di massa nell'Italia meridionale, anche lì fatto da grandi documentaristi. Cioè, voglio dire, la ricerca nostra è proprio stata questa, cioè lavorare riuscendo, manipolando il materiale in modo tale che possano uscire attraverso gli occhi dello spettatore una serie di stimoli e poi in realtà cercando sempre naturalmente di avere un racconto che abbia qualcosa di scientifico alla base. La decisione anche di non usare la voce off, secondo me, è importantissima, un po' perché secondo me quella del documentario didattico in vecchia maniera è un po' qualcosa che inevitabilmente o sta finendo o è finito. Invece usare delle frasi, usare delle indicazioni date da grandi scrittori, da grandi giornalisti da Aspesi, ma anche Pasolini, ma anche Zavattini, ma anche Berselli, per esempio, sono una serie di indicazioni che ci danno un po', mi hanno dato un po' il timone per portare avanti la nave in qualche maniera, e questo è fondamentale per me. Sì, volevo riallacciarmi a questo per farle un'altra domanda sempre legata alle scelte, diciamo così, carattere strettamente registico, perché come diceva lei, appunto è un documentario che si stacca da una certa tradizione che ama mescolare un po' la finzione e la documentazione, o meglio, documenta anche attraverso la finzione, che può sembrare, diciamo così, una cosa un po' bizzarra, ma il cinema documentario degli ultimi anni ci ha abituato, diciamo così, a vedere questo forte intreccio tra dimensione finzionale e dimensione documentaria tradizionale. E lei lo fa sostanzialmente su un doppio livello, da un lato rimettendo in scena le fonti scritte, cioè Anna Foglietta che le recita, e che le recita all'interno di uno studio che progressivamente nel corso del documentario svela anche tutta il suo carattere di finzione. Quindi c'è un lavoro anche su questo livello che potremmo definire metacinematografico, che uno non si aspetta di trovare all'interno di un racconto di stile documentario. Qualcosa ce l'ha già detto, ci dice qualcosa di più su queste scelte, appunto, abbastanza fuori dall'ordinario? Sì, l'idea che avevo era quella di appunto della finzione all'interno del documentario, e l'idea di creare un ambiente di quegli anni con la possibilità di progressivamente nel corso del documentario rivelasse la sua finzione, cioè diventasse una specie di casa di quelle case di bambola, delle bambole che si usavano alla fine dell'Ottocento, no? Tu avevi tutto quanto in miniatura, e l'idea era esattamente questa, cioè come
una donna veniva in quegli anni, anni 50 soprattutto, identificata come una massaia, quindi una bambola che se ne sta in cucina o nel salotto a leggere le riviste, così io volevo in qualche maniera, in realtà era praticamente una sorta di bambola all'interno di questo ambiente, così io volevo far vedere questa cosa in modo dichiarato. Questo da una parte, dall'altra perché anche perché per me è molto difficile digerire, soprattutto noi lavoriamo molto con i mezzi a disposizione, quindi con i soldi a disposizione, molto spesso c'è un che sono sempre molto pochi naturalmente, io non volevo trovarmi in una situazione di tanti che vogliono fare ma non possono, proprio per limiti oggettivi di budget. In questa maniera sono riuscito a far quadrare il budget raccontandolo dentro un teatro di Cinecittà, usando un assistente di Dante Ferretti, cioè facendo proprio un'operazione che sia la più accurata possibile, ma che però non avesse la cosa di dire voglio fare il film, a parte il film li ho già fatti, ma non, secondo me il documentario ha un linguaggio specifico, linguaggi specifici, e questa cosa secondo me va rispettata, insomma, perché sennò si fa proprio un errore di base, secondo me. Io vorrei tornare invece su queste lettere, coinvolgendo magari anche Francesca Embrighetti, che ha messo appunto mano e cuore alla posta del cuore, perché quando ho visto questo documentario a me è venuto in mente quello che è forse il fondo più pop che ha in mano la Fondazione Museo Storico del Trentino, che è il fondo Giliola Cinquetti. Noi abbiamo 150.000 lettere di ammiratori ed ammiratrici scritte appunto alla nota cantante e sui quali abbiamo fatto anche una serie di lavori di rimediazione. E vedendo il documentario ovviamente mi è venuto in mente il nostro fondo per due motivi, innanzitutto perché il tempo storico coincide più o meno con quello narrato dal documentario e quindi ritornano anche alcuni contenuti, risuonano alcune riflessioni sui modelli femminili del tempo, anche se chiaramente nel nostro caso la parte legata alla sessualità è molto meno forte, e dall'altra anche perché quelle fonti soggettive appunto sono state anche per noi oggetto di una rimediazione, per cui sono state selezionate, elette, sono state utilizzate anche da altri documentaristi, ad esempio Olmo Cerri ha fatto un documentario sulla migrazione in Svizzera, sulla migrazione italiana in Svizzera, ha utilizzato appunto queste lettere per raccontare un aspetto particolare della storia del nostro paese. E quindi quello che volevo un po' capire sia da Francesca che da Silvana, che un po' l'ha già anticipato raccontandoci come è nata la scrittura di questo documentario, è da una parte un discorso che riguarda appunto il contenuto, cioè quanti e quali modelli femminili emergono, e quindi Silvana ti sei posta il problema di dire ok, questo è il filone narrativo, ma potrebbe essercene anche un altro di un altro tipo se scegliessi un altro tipo di lettere. E dall'altra parte anche il punto di vista, perché tu hai detto per noi non era funzionale mettere in scena le risposte, mentre una cosa di cui si sente molto la mancanza, ad esempio anche nel nostro fondo, sono le risposte che venivano date agli ammiratori e agli ammiratrici di Giliola Cinquetti. Quindi penso che, Francesca, penso che me lo confermi, da un punto di vista storiografico, le risposte a volte sono più importanti delle domande, perché lì si nasconde anche la morale del nostro paese, no? Quindi vorrei che proponeste la vostra riflessione rispetto a queste due riflessioni che ho fatto io vedendo appunto il documentario.
Ma non so, io se posso anticipare, perché poi Francesca in questo è ben più ferrata di me, però se posso anticipare un lavoro che nel nostro caso è stato proprio di sceneggiatura, che ha a che fare, io ho anche una formazione di tipo giornalistico, con degli esempi che possano essere esemplificativi di una scaletta che ci eravamo proposti. Le risposte non è che le abbiamo ignorate completamente. Se vogliamo, abbiamo cercato di usare le più paradossali. Ne citerò una per tutti che abbiamo trovato in un libro, non mi ricordo adesso di chi, non di Berselli, di qualcun altro che in questo momento non mi viene in mente, ma di una risposta che l'illuminata Irene Brin appunto aveva dato ad una, che poi Gianfranco ha illustrato con un pezzo di film molto divertente nella sua malinconia, ma dava una risposta ad una lettrice che le scriveva: io ho avuto una bambina senza padre, cioè sono stata una madre single, come si dice adesso, e questa bambina ora è diventata una ragazza, una donna, si sposa, non mi consente di andare al matrimonio, neanche al matrimonio, non mi ha presentata la famiglia, che devo fare? Ora stiamo parlando di Irene Brin, non di... forse al limite la risposta di Famiglia Cristiana sarebbe stata forse addirittura più umana, e lei le risponde: ti sei tanto sacrificata finora, ti sei tanto sacrificata, fallo ancora una volta, magari se tu lo farai ancora una volta, prima o poi, magari presentandoti con una zia, ma ti faranno conoscere il bambino che avranno. Ecco, questa fu una risposta, insomma è stata una risposta che ci ha veramente colpito, e io mi sono chiesta, ci siamo chieste con Patrizia Vistagnesi, quanto anche le risposte, proprio per il lavoro che facevano nelle redazioni i selezionatori e le selezionatrici, fosse costruito. Cioè probabilmente nelle risposte si seguiva appunto una linea editoriale, no? Le riviste per donne cosiddette non erano tutte uguali, cioè c'erano quelle più popolari, quelle più d'élite. Quanto si selezionava e quanto queste risposte fossero, non dico come nel caso di Brunella Gasperini, ma insomma fossero autenticamente dettate dalla lettera presa in considerazione, e quanto appunto dalla linea editoriale, e che ogni tanto veniva tradita, forse per troppo zelo, forse perché in quel momento era la risposta che più veniva suggerita dalla lettera in questione. Questo ce lo siamo chiesto ed abbiamo fatto in questo senso una selezione anche qui, andando per sommi capi, proprio perché in un documentario non solo abbiamo voluto scegliere pezzi di commento anche sulla Piccola Posta, come per esempio Natalia Aspesi, lo stesso Berselli, eccetera, ma perché volevamo dare un po' una selezione a 360 gradi, ovviamente come obiettivo, non è detto che ci siamo riusciti, ma un po' a 360 gradi, quindi non solo i temi proposti, non solo un certo tipo di risposte come poteva essere quella di Famiglia Cristiana su quali vestiti si possono usare in chiesa, no? Quali, come ci si deve vestire, una donna come si può vestire d'estate in chiesa, per carità non mostri le ascelle. Le ascelle erano un problema per tutti, non solo per Famiglia Cristiana, ma anche per la solita Irene Brin, che ha dedicato parecchio spazio a come o nascondere o a come truccare e considerare e trattare le ascelle. Cioè c'è stato un po' un lavoro di selezione proprio per seguire quella scaletta di Casa di Bambola che poi Gianfranco così brillantemente ha messo in scena, ma anche quell'inquietudine di cui parlavo prima. Francesca sarà molto più... Prego. Sì, a me è venuta in mente una cosa già prima delle domande.
appunto si faceva riferimento al conformismo di modelli che queste pubblicazioni proponevano alle donne. E mi era già venuta quindi in mente proprio la Cinquetti, e farò un esempio di come in realtà le cose fossero secondo me molto più complicate. Certo. Nel 64 Cinquetti vince il Festival di Sanremo con Non ho l'età, e quindi diciamo cioè un femminile, insomma una giovane donna che viene identificata con i valori della purezza, della ritrosia, forse anche di un po' di sana ignoranza, diremmo, rispetto a certi temi, e quindi quello è un modello. Nello stesso anno Rita Pavone recita Il giornalino di Gian Burrasca. Sono coetanee, hanno un paio d'anni di differenza, ma sono due rappresentazioni del femminile opposte, anzi direi quasi che appunto recitando la parte di un uomo la femminilità di Rita Pavone si perde completamente, e però è molto più tra virgolette avanti, molto più anticipatrice di quelle che poi, di quello che poi sarà il 68, sarà la contestazione, sarà un certo modo di porsi delle giovani. E sono gli stessi anni della ragazza del Piper di Patti Pravo, che diventa famosa. Quindi vedendo tutta questa serie di icone femminili, appunto le ragazze si chiedono cosa sono io, con quale modello mi identifico, e magari loro si identificavano con Patti Pravo, ma i genitori si identificavano la loro figlia piuttosto con Giuliola Cinquetti, no? Quindi appunto, e qui si ritorna anche al discorso dell'inquietudine, è chiaro. E rispetto ai temi delle lettere, secondo me, tra virgolette, si trova anche un po' quello che si vuol cercare, quello che si sta cercando. E in questo senso, appunto, per esempio, io mi sono occupata ora con la tesi di dottorato della violenza di genere all'interno delle lettere, e ne ho trovata tantissima. Non pensavo, perché facendo una ricerca mirata su questo appunto ci si rende conto di quanto un tema possa poi in realtà essere forte, e non ce ne eravamo resi conto se non lo cercavamo. Allo stesso modo, per esempio, ho notato una cosa, il discorso dell'omosessualità. I temi secondo me non cambiano molto, ma appunto, come dicevo prima, cambia il modo di approcciarsi alle cose. Questo discorso non è vero per l'omosessualità. Di omosessualità non si parla assolutamente, non c'è traccia prima del 70, direi. Almeno all'interno delle riviste che ho analizzato io, che sono state poi, citavo Famiglia Cristiana, Noi Donne, Annabella e Amica. All'interno, e qui vi sono differenze chiaramente, all'interno di Famiglia Cristiana si parla di omosessualità come chi lo descrive in prima persona dice mi sento un mostro, mi sento, anche la parola invertito, mi sento un invertito. C'è una lettera che ricordo di una donna che fa capire che ha scoperto il proprio marito dà delle attenzioni particolari ad un amico, e lo dice proprio in questo modo, cioè senza riuscire a esplicitare quello che è il suo pensiero di fondo. E quindi appunto all'interno di Famiglia Cristiana si parla di omosessualità come un senso di colpa, all'interno di altre riviste invece si cerca molto di più di mediare, insomma. Ecco, comunque sì, dicevo, si trova sempre un po' quello che si sta cercando, secondo me. Poi potrei parlare, per esempio, una cosa di cui non ho parlato prima, il rapporto tra le giornaliste, che già quindi la signora Mazzocchi ha citato. Dicevo, rapporto tra le giornaliste
curatrici di rubrica e le lettrici scriventi. Io mi sono occupata molto di Brunella Gasperini, che è stata citata prima. Lei aveva un rapporto, credo di poterlo definire totale, con le sue lettrici. Addirittura aveva messo Brunella Gasperini non era il suo vero nome. Molto spesso queste curatrici di rubrica avevano, appunto, si davano uno pseudonimo. Donna Letizia era Colette Rosselli, Contessa Clara era il nome di Irene Brin all'interno delle rubriche. E la stessa, dicevo, Brunella Gasperini era in realtà, si chiamava in realtà Bianca Robecchi. Bene, lei decide di mettere nell'elenco telefonico di Milano il proprio nome, il proprio pseudonimo, Brunella Gasperini. In questo modo le lettrici, dice che lei scrive che la svegliavano alle 6 del mattino con i loro dubbi. Questa cosa del rapporto con le lettrici si nota molto bene, perché affianca, diciamo, al lavoro in rubrica tutta una serie di romanzi autobiografici. E anche qui, quanto possiamo valutare un romanzo autobiografico come fonte storica? Punto di domanda. Comunque, lei parla molto del suo modo di operare all'interno delle rubriche nei suoi romanzi. E appunto ci scrive che queste lettrici la inseguivano in vacanza, le andavano, quando è passato il referendum sul divorzio nel 74, hanno fatto un capannello sotto casa sua, perché lei comunque portava avanti questa battaglia, e per questo era anche contestata, ma era ammirata, e dunque una folla di persone, quando è stato vinto il no per l'abrogazione, si sono ritrovate sotto casa sua. E perché poi diffondo questo? Perché decidere di scrivere e di confessare quindi i propri dubbi, la propria perplessità, la propria condizione emotiva a Brunella Gasperini era diverso che decidere di scrivere a Donzilli o a Contessa Clara o a Donna Letizia, che comunque appunto sono più note, secondo me, per i manuali, per i consigli di buone maniere. Avevano proprio tutta un'altra allure, secondo me. Brunella Gasperini poteva essere l'amica, poteva essere la dirimpettaia, non so come dire. Scrivere a Donna Letizia aveva tutto un altro senso, secondo me, perché avrebbe risposto qualcosa di non sempre arrivabile, qualcosa più vicino all'aspettativa che non alla realtà. Non so. Forse posso intervenire. Scusa, forse una cosa, un elemento importante è quello del sogno, cioè in questo appunto Donna Letizia e Contessa Clara erano, cioè era il concetto del sogno che spingeva delle ragazze, molte di loro quasi analfabete, eccetera, a voler fare. Qui nel documentario ce ne sono molte, a voler fare i fotoromanzi piuttosto che il cinema, perché c'era l'idea di diventare come Graschelli, fondamentalmente è quello, secondo me. E da questo punto di vista l'impressione che ho io, che non sono uno studioso di queste materie, è che Brunella Gasperini, per quello che ho letto, per quello che ho avuto, avesse i piedi molto più per terra, fosse una che, al contrario delle altre che immaginavano un mondo aristocratico che poi non sappiamo perfettamente che non esisteva o esisteva in parte, la Gasperini era una che ti diceva così, 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 perché è così la vita, insomma, e questo mi sembrava molto interessante da questo punto di vista. Poi io volevo invece aggiungere una cosa sui tempi, cioè il fatto che appunto si trova quello che si cerca, no? Noi abbiamo cercato
cercato di trovare i temi degli anni, ecco, noi siamo arrivati neanche a tutti gli anni 60, al 64, 65, ai primi anni 60. Questo, come diceva prima Gianfranco, anche per un motivo di materiali, il luce verso gli anni 70 ha molto meno, comprare il materiale costa, appunto, e infatti potrebbe essere un limite per un documentario che vada avanti in questo senso cronologicamente. Però ecco, i temi, quando prima Francesca Endrighetti parlava di Rita Pavone, Patti Bravo e Gigliola Cinquetti come tre modelli, diciamo, no? Io credo, senz'altro è così, ma io credo che nelle classi, nelle donne un po' più colte, in quelle che allora frequentavano già magari il liceo, le scuole superiori, eccetera, ci fossero anche le suggestioni di quel, se lo vogliamo chiamare, protofemminismo. Cioè a Milano c'erano già le conferenze, tipo una volta venne Betty Friedan, già ci fu la sala piena, ecco, già c'era una, quella che io prima ho chiamato inquietudine, ma che aveva un substrato e un background in cui queste suggestioni nascevano. E è chiaro che questo relativizza un po' la piccola posta, io questo un po' ho trovato, perché le donne, le ragazze che sceglievano di scrivere, certo a seconda delle riviste alle quali si rivolgevano, ma erano già anche in questo selezionate, ecco, il fatto di sognare il fotoromanzo piuttosto, erano selezionate, lasciavano fuori un mondo femminile che non passa attraverso, e così come Le donne assassine l'abbiamo scelto come una cartina di tornasole, anche in questo senso, anche La piccola posta è stata un palcoscenico per una parte delle ragazze, per una parte delle donne. Questo è molto, molto importante considerarlo, che dietro c'è un mondo, di cui quello che noi raccontiamo nei documentari è una messa in scena, che ovviamente raccoglie poi una serie di suggestioni, realtà, e quindi è tutto molto più complicato. E questo, in questo io ho molto apprezzato il lavoro di Gianfranco, perché in quello che ha detto prima c'è stato tutto il tentativo, riuscito per la sua parte certamente, di aprire delle finestre da cui ciascuno poi può vedere quello che non c'è. Questo è molto importante, per quando, soprattutto per quello di cui stiamo parlando, quando si parla di donne, del cammino che le donne hanno fatto già durante il fascismo, insomma soprattutto dalla Seconda Guerra Mondiale, dalla conquista del voto in poi, il tener presente che dietro c'è un mondo, appunto, che si sta preparando alle grandi conquiste degli anni 70, è un dato di fatto. E quindi anche da quegli osservatorio così particolare, si possono vedere tante cose, ed è chiaro che si sceglie quello che si vuole dire, e su questo non ci sono dubbi. Grazie a tutti, io direi che adesso potremo anche aprire la discussione coinvolgendo tutti i nostri ospiti del pubblico, che possono senz'altro, come vi dicevo prima, scrivere via chat le domande che vogliono porre ai nostri ospiti. Io magari butto lì un'ultima questione in attesa che qualcuno rompa il ghiaccio, che qualcuno faccia qualche domanda, ed è in linea un po' con quello che diceva Silvana Mazzocchi adesso. La mia domanda è legata al rapporto, una domanda se vogliamo banale, anche un po' la classica domanda in questi casi, ed è legata al rapporto che questo lavoro, questo documentario stringe col presente. Naturalmente, insomma, quando lavoriamo con fonti del passato, quando cerchiamo di ricostruire qualcosa che non c'è più, lo facciamo anche, diciamo così, in dialogo con quello che ci sta intorno. Un lavoro come questo è il lavoro anche legato alle donne omicide. Come dialoga col presente? Parte di un'istanza che vuole rispondere anche ad un tema, ad una necessità di ritematizzare
la posizione femminile, il ruolo femminile, anche nel contesto contemporaneo o è solo, tra virgolette, un'esigenza di fare i conti col passato? Non so, provo allora, io. Io provo, scusami, così poi ti lascio. Per quella che è la mia parte, diciamo, anche se poi abbiamo lavorato insieme, ma insomma, per quello che è la mia parte, io sono convinto che i tentativi che faccio, sia in questo documentario che in quello precedente, fanno parte di una linea documentaristica che è nel presente. Quando io prima dicevo non c'è voce off per un tipo di documentario come questo, è proprio per abbandonare una serie di stilemi che sono esistiti e che continuano a esistere. Quindi non sono naturalmente il solo, ce ne sono tanti altri, però la linea è questa. Poi domani magari faccio un documentario, una voce off, ma perché non uso materiale di repertorio, eccetera. E chiaramente questa è una risposta, non è una risposta alla tua domanda, perché la tua domanda parlava invece di temi e di qualcosa a cui immagino possa rispondere meglio Silvana. No, ma io credo che quando si tratta di raccontare, quando ci si pone il problema di raccontare qualcosa che ha a che fare col passato, si dice sempre che vogliamo sistemare la memoria, no? Ma perché la vogliamo sistemare questa memoria? Perché la vogliamo raccontare? Evidentemente perché è quello che è accaduto, specie insomma nei decenni precedenti a quelli che stiamo vivendo, al secolo precedente, serve come interpretazione, serve, ci piace farlo perché è un po' un'interpretazione di quello che può accadere oggi, però io non so se questo risponde alla domanda. Il cammino, noi in una casa abbiamo scelto di raccontare le donne, questo è nato proprio come doveva essere un trittico, adesso ne abbiamo fatti due, chissà se ne farà mai un terzo, ma era un po' un progetto di riraccontare questi 50 anni soprattutto, arrivando all'inizio del 2000, questi 50 anni in un modo diverso da come era stato raccontato fino ad oggi. Ce ne sono tanti di documentari, ne ricordo uno per tutti, quello di Giovanna Gagliardi, Bellissime si chiamava, no Gianfranco? Bellissimo è quello di Giovanna. È un documentario, è una serie di documentari molto belli che seguono proprio la storiografia, il cammino delle donne, mentre a noi ci interessava prendere, considerare una lente particolare, che appunto la prima erano le donne assassine, la seconda è stata la piccola posta, attraverso il quale fare emergere delle istanze, dei germi di evoluzione, di emancipazione, di liberazione che sono tuttora vivi, perché tuttora il conformismo ha a che fare con l'avanguardia, tuttora l'inquietudine può sfociare in una lotta vera e propria o rimanere tale, tuttora c'è un nuovo conformismo, ovviamente non è più quello di prima, ma c'è le leggi che ho citato e l'evoluzione dei costumi, e certamente diceva prima Francesca Indrighetti, le prime lettere che hanno osato parlare di omosessualità erano appunto degli anni 60, non ci siamo arrivati neanche agli anni 70, non a caso. Quindi è chiaro che è cambiato il modo, non forse i temi, ma il modo, ed è cambiata anche il coraggio che si ha nel poter esprimere, è cambiata la parola. Guardate che io forse per il lavoro che ho fatto, anche in un ultimo libro mio a cui tengo molto, che ho fatto ricorso anch'io alla fiction per raccontare per esempio la parte che ha preceduto il terrorismo, cioè quella zona grigia di cui nessuno mai parla, né con lo Stato né con le BR. Ma adesso lo cito per dire che anche in quel caso ero ricorsa alla fiction per poter raccontare qualcosa che non era stata mai raccontata, ma che tuttora ha a che fare con la realtà.
perché tuttora nei giovani c'è magari una voglia di cambiare il mondo che non trova espressione, che è destinata a bruciare nel falò delle illusioni perdute. C'è tuttora. Quindi il cercare di trattare attraverso la finzione o attraverso una costruzione di sceneggiatura che ha a che fare molto con la finzione, perché anche il lavoro che ho fatto per tantissimi anni, uno cerca le fonti, poi le cuce insieme, gli dà una regia, quello che si chiama il palinsesto, no? È un modo di mettere insieme la realtà, che non è detto che sia obiettiva, infatti cambia a seconda del giornale, a seconda del momento. Quindi è un modo però che mette in scena continuamente le stesse cose, cioè mette in scena le pulsioni, i desideri, ovviamente nell'evoluzione. Per esempio, una cosa che non abbiamo ancora citato è il rapporto che le donne hanno sempre avuto con il proprio corpo. Questo emergeva dalle lettere, una cosa molto importante. E il rapporto con il proprio corpo non era soltanto un rapporto con la verginità, era con la bellezza, con l'apparire. Prima produceva soltanto frustrazione o magari desiderio inappagato, adesso produce il business dell'estetica acquistata, si acquista un corpo, una faccia. Cioè è un modo molto complesso di approcciare al racconto, che noi abbiamo cercato di semplificare e di scegliere di assemblare, proprio tenendo presente che queste contraddizioni e queste diversità sono ancora nel presente. Il raccontare le donne assassine, e poi concludo, era proprio questo, no? Il raccontare un qualcosa di paradossale, di estremo, per vedere come anche nella tragedia, nel reato, nella disobbedienza, ci fosse però un tentativo di riscatto, o comunque non sei matta, sei una criminale disobbediente che fa la sua parte e che attraverso il male magari segue un percorso che non ha niente a che vedere con la parità di genere, ma qui si aprirebbe un discorso molto più complicato, ma che fa parte della complessità del reale. Ecco, in quel caso si trattava di raccontare la parte paradossale della complessità del reale. E nel secondo documentario, quello di cui stiamo parlando stasera, abbiamo cercato tutti di raccontarla questa complessità, e la complessità è la cifra del nostro tempo, che è molto, molto, se vogliamo, molto più difficile da leggere, perché è molto più globalizzata, molto più, come direbbe Gianfranco, molto più liquida. Posso fare una brevissima annotazione a supporto di ciò che diceva Silvana Mazzocchi poco fa? Una cosa che non ho ancora detto è che, secondo me, La piccola posta stessa ha aiutato le donne a parlare di certi temi, cioè il fatto che le donne, chiaramente non tutte, la comunità delle lettrici, però nel senso, a mio avviso, leggendosi, una donna leggendo che un'altra provava magari le stesse cose o provava delle cose diverse, si sarà aperta alla scrittura, o comunque si sarà aperta alla possibilità di essere qualcos'altro, e questo è stato probabilmente fondamentale per ciò che è venuto dopo, cioè perché le donne appunto manifestassero in piazza, e a questo punto appunto siamo già dopo, no? È stato proprio un parlare sottovoce, anzi nemmeno un parlare, ma un leggersi e un scriversi sottovoce per preparare quello che è venuto dopo. Grazie mille a queste interessanti risposte,
che avete dato anche rispetto alla, ad una riflessione sul, sul presente. Nella parte di chat ci sono complimenti, saluti e una riflessione di Valentina Tomassetti che leggo, appunto ci ringrazia per il seminario e da storica di genere del Rinascimento scrive: mi permetto di fare una piccola considerazione su come questa rappresentazione della donna sia un retaggio storico tipico della cultura italiana. Anche nel Rinascimento la donna era infatti volutamente rappresentata come casta, angelica, vergine, dedita alla famiglia. Sarebbe interessante discuterne ulteriormente, appunto ci ringrazia ancora. E credo che sarebbe interessante anche rispetto alle riflessioni che facevamo sul presente provare a chiederci, cioè oggi cos'è cambiato anche in termini di fonte, no? Se doveste fare un documentario oggi sui modelli femminili, qual è la posta del cuore del 2020, quindi a quale tipo di fonte potreste o dovreste attingere? Questa è una domanda anche per gli social che devono accumulare per il futuro, ecco. Certo. Non so se Maurizio vuoi aggiungere qualcosa. No, diciamo che appunto questa alla domanda, no, quindi lascio che in caso rispondano, perché sono curioso, è una domanda aperta, sono curioso di capire oggi quali sono effettivamente i luoghi in cui viene ad emersione, diciamo così, questa istanza di autorappresentazione del pensiero femminile. Chissà gli storici e i cineasti di domani che cosa racconteranno. Se avete una risposta, anch'io sono molto curioso. Altrimenti scivoliamo verso la... Nessuna risposta. Invece Francesca sì che ce l'ha la risposta. Ho il davvero grosso problema di non riuscire a leggere i settimanali che escono oggi. Cioè, compro pochissimo e leggo pochissimo. L'unica cosa che leggo è la Natalia Aspesi sul Venerdì e lei continua ad essere sempre irriverente... Appunto, lei mi sembra davvero una Brunella Gasperini degli anni 2.0 e non a caso infatti la definì, Natalia Aspesi definisce Gasperini la sua maestra. E poi però tutto è cambiato perché non c'è, io mi immagino che ora siano mail e non sono lettere e quindi forse, non lo so, sicuramente c'è un lavoro redazionale diverso. Non lo so, sarà un bel problema. Forse azzardo io, coraggio, essendo non esperto, è espanso, cioè ormai voglio dire l'arrivo del web e l'arrivo non soltanto della scrittura, ma anche dell'immagine. Quindi immagino quelli che sono i selfie, i commenti dei selfie, i WhatsApp, eccetera, eccetera. Al di là della scrittura, quello è secondo me una sorta di codice che un tempo era soltanto all'interno appunto delle riviste femminili e adesso ormai si è espanso in... questo è assolutamente da profano, forse è una banalità, però insomma a me sembra molto... molto più vasta questa autorappresentazione, molto più vasta di prima l'autorappresentazione. Perché io oltre ai settimanali penso a certe trasmissioni televisive, cioè si mette tutto in piazza, si parla della vita privata, di separazioni, di divorzi, di fidanzamenti, di accoppiamenti, di tutto di più. Quindi è cambiato il rapporto delle donne con il proprio corpo, con la riservatezza. Che cos'è il pudore? Come è evoluto? Insomma, è un argomento così grande che ha trovato vari mezzi di espressione, che non è più soltanto la lettera, appunto, e nemmeno soltanto la mail, è anche appunto il selfie, la trasmissione televisiva, radiofonica, cioè ci si confessa ovunque. Quanto è autentico, quanto è costruito, quanto è scritto dagli autori, chissà. Sì, ci sono, nel frattempo sono arrivate un paio di domande che da un certo punto di vista sono anche abbastanza analoghe, simili, e toccano alcuni elementi comuni. Una domanda di Raffaella Perin, che saluto, che è già stata nostra
ospite che ci fa piacere riavere con noi anche sulla distanza. Fa i complimenti per il documentario e chiede, è possibile che alcune lettere siano state costruite a tavolino proprio per esigenze editoriali, ossia per poter veicolare il messaggio che la rivista vuole dare? Raffaella sta scrivendo un articolo su alcuni programmi dedicati al mondo femminile di Radio Vaticana negli anni 50, all'interno dei quali ci sono le poste del cuore. Ammetto, scrive Raffaella, che leggendo le lettere e le risposte che venivano date mi è venuto il dubbio. Anch'io in effetti avevo, mentre parlava Francesca, avevo lo stesso dubbio e aggiungo anche un'altra cosa. Mi chiedo davvero quanto sia stato tagliato rispetto alle lettere che arrivavano e se sono disponibili questi archivi, forse l'hai detto, forse me lo sono perso, sono disponibili gli archivi con tutte le lettere non pubblicate per capire anche che tipo di censura o di selezione è stata fatta dalle redazioni. Non so se fare allora Subito anche la domanda di Matteo, faccio anche la domanda di Matteo Largaioli, collega. Ci sono casi di scritture collettive? Hai in mente alcuni casi di lettere scritte da due o più persone, ad esempio compagni o compagni di scuola, nell'archivio Cinquetti di cui parlava Sara? Mi sembra, dice Matteo, un uso sociale della scrittura e della lingua che presuppone anche una diversa idea di autorappresentazione. Ecco, entrambe domande che ci consigliano di ragionare anche rispetto all'autorialità, diciamo così, e alla riconducibilità della singola lettera ad un'unica persona, ad un'unica volontà. Allora, esiste, rispondo alla prima domanda, Raffaella Perin, esiste una pubblicazione di Paolo Morando che si intitola Dancing Days, gli anni che hanno cambiato l'Italia, insomma, e parla del periodo, del biennio 78-79, e che appunto analizza quello che fu un caso, cioè il caso dell'amore in prima pagina. Però si trattava del Corriere della Sera, quindi si trattava di un quotidiano, e appunto Paolo Morando, in epoca molto successiva, questo è un libro della seconda metà degli anni 2000, 2006, 2007 mi sembra, quindi a molta distanza dai fatti, è andato a intervistare il redattore, qualcuno che lavorava all'interno di, adesso mi sfuggono i nomi comunque, del Corriere all'epoca, e questo era per capire cos'era successo. Il fatto è che fine settembre del 78 è stato pubblicato in prima pagina del Corriere della Sera, quindi del quotidiano più diffuso in Italia, la lettera di un uomo che voleva suicidarsi perché tradiva la moglie, fondamentalmente perché l'amante lo voleva lasciare, l'amante giovane lo voleva lasciare, lui non voleva né lasciare la moglie né lasciare l'amante, eccetera. A questa lettera seguì poi nei giorni successivi risposte di lettori e lo stesso direttore del quotidiano, che ripeto non ricordo chi fosse, non me lo ricordo più, rispose a questa lettera. Insomma, l'idea di fondo, questa lettera era inventata in redazione, quindi era finzione, l'idea di fondo era quella di in qualche modo veicolare l'audience del pubblico italiano su una tematica molto leggera in un periodo di conflitto, in un periodo di terrorismo acceso. Il 78 è l'anno del rapimento Moro, insomma è un anno veramente difficile, e apre poi all'idea successiva, cioè al periodo del riflusso e quindi della fuga nel privato. È un po' l'inizio del pensare al privato e non più alle cose collettive. Questa era sicuramente finzione. Io ci ho pensato tanto rispetto al fatto che queste lettere fossero o non fossero scritte in redazione. Io credo che sicuramente erano frutto di una scelta, di una cernita, sicuramente erano tagliate, probabilmente
in qualche caso riscritte, nel senso se settimanalmente arrivavano 5 lettere sullo stesso tema, magari si decideva di fare un copia e incolla e di fare una lettera unica. Però secondo me rispondevano davvero a quelle che erano, a quelli che erano i temi e i bisogni e i dubbi delle lettrici. Per rispondere velocemente a Matteo Largaiolli, sì, ho trovato degli esempi di scritture collettive e appunto sono compagni di classe o operaie, e la modalità è quella di scrivere al giornale per far valere le proprie istanze. Per esempio, nel caso delle compagne di classe, proprio su Famiglia Cristiana, sono più i casi di ragazze che in qualche modo che vogliono far valere le proprie istanze nei confronti delle suore, per esempio, e quindi scrivono a un giornale cattolico proprio per non lo so, per esempio, ecco, le suore leggono la posta privata che arriva alle ragazze in collegio e le ragazze domandano: ma è giusto che lo facciano? Non è insomma affar nostro quello che ci arriva? E le operaie lo stesso, insomma, nei casi di conflitto all'interno della fabbrica, magari un datore di lavoro troppo severo o che allunga le mani, ecco allora che le operaie scrivono, che ne so, a Giuliana Dal Pozzo, mi immagino, che era la più agguerrita da questo punto di vista, chiedendole consiglio sul da farsi, insomma. Quindi sì, esistono, ma sono poche, in realtà. Esiste di più, ed è un altro fenomeno, secondo me, interessante, il fatto che c'erano determinate curatrici di rubrica, e nel mio caso sono proprio Giuliana Dal Pozzo e Brunella Gasperini, che spesso invitavano le lettrici a rispondere ad una lettera. Quindi, che ne so, il caso di c'era una ragazza che aveva scritto qualcosa, loro stesse rispondevano e poi dicevano, microfono aperto, dicevano: ma voi cosa ne pensate, voi lettrici? Rispondete anche voi a questa lettera. E molto spesso le lettrici non rispondevano, cioè nei numeri successivi poi io non ritrovavo mai dei riferimenti, per esempio, a questa cosa, ma e questo dimostra anche come, secondo me, le rubriche fossero degli spazi in cui di costruzione generati anche dai lettori stessi, anche per rispondere alla veridicità o meno della questione. Capitava però che certe ragazze, certe donne decidessero di prendere parola su un argomento che era venuto fuori nei numeri precedenti, e quindi dicendo: io non sono d'accordo, oppure, che ne so, la tal persona ha fatto male ad agire così, eppure tu a rispondere io avrei fatto diversamente. Ecco, ma vogliamo aggiungere adesso, non vorrei, però, anche lo stesso libro di Gabriella Parca, Le italiane si confessano, cioè la stessa Parca dice di essere intervenuta sui testi, ma non inventandoli, guardate bene, no, certo, ma tagliandoli e cucendoli a seconda, per esempio, li aveva divisi anche per zona geografica, cioè sulle lettere sono le redazioni, ma non solo le redazioni, ma anche i libri e le autrici dei libri sono intervenute in questo senso. Sì. Cioè, anche perché molte erano scritte in un italiano, certo, certo, pressoché irricevibile. Poi non so se prima abbiamo detto che certo tipo di lettere non sono state considerate. Noi, per esempio, ci eravamo posti il problema delle lettere, che esiste un piccolo libro, non mi ricordo curato da chi, delle lettere che scrissero le prostitute quando con la legge Merlin vennero chiuse le case, no? Quelle sono agghiaccianti, quelle lettere, anche se scritte a delle rubriche, noi le abbiamo lasciate fuori perché lì si entra in un settore completamente, cioè meriterebbe un libro a parte, un documentario a parte. Quindi, così come noi abbiamo cercato di costruire anche i materiali, secondo me non sono quasi mai inventati, c'è una regia
di costruzione, di scelta e di riscrittura. Questo sì, o di scelta che inevitabilmente quindi lascia fuori alcuni argomenti e alcune cose. Per la seconda domanda, io volevo dire che io non lo so se esistono, ne parlavamo prima che si aprisse proprio il seminario, se esistono ancora materiali originali. Tenderei ad escluderli per quel po' di esperienza che ho delle redazioni giornalistiche, perché quando i materiali sono stati digitalizzati e le sedi si sono ridotte per spazio, questi materiali cartacei sono stati in gran parte eliminati e certamente le lettere alle rubriche della Posta del Cuore non sono state ritenute come, che ne so, le inchieste sullo scandalo Sifa, insomma non sono state tenute in un materiale da emeroteca. Ecco, questo mi sentirei di dirlo, almeno nelle redazioni, io non so Francesca Enrighetti che esperienze abbia fatto in questo senso, ma materiali originali non raccolti e quindi, come dicevamo prima, rielaborati e ricuciti nella loro interezza, a meno che non ci sfugga, non mi sfugga, perché è probabile, un collezionista o qualcuno che li abbia raccolti, ecco, nelle redazioni tenderei ad escluderlo in modo almeno esaustivo. Sì, no, le riviste di cui mi sono occupata io non hanno mantenuto niente e la mia impressione è che proprio andassero al macero settimanalmente, cioè che si decidesse di pubblicare determinate cose e il resto via al macero. Ci sono delle giornaliste, delle curatrici che hanno un proprio archivio. Certo. È il caso di Anna Del Buffino, per esempio, che ha scritto anche Sua Amica, e che però ha lettere, secondo me, di un periodo successivo, cioè degli anni 80 e addirittura 90. E esiste anche Lea Melandri, per esempio, che ha tenuto una rubrica negli anni 80 su Ragazza In, quindi un settimanale per adolescenti, no. E lei ha mantenuto le lettere perché ha proprio un proprio archivio casalingo, diremmo, no? In redazione, secondo me, no. Cioè, almeno le redazioni che ho contattato io mi hanno detto ma non è mai esistita questa roba. Cioè, no. Bene, direi che guardo l'orologio, sì, stiamo più o meno siamo senz'altro arrivati alla fine del nostro seminario, altre domande non ne sono emerse e direi che su queste riflessioni finali che mescolano anche questo doppio piano di regia, quello legato alle fonti passate che erano comunque, diciamo così, frutto di una selezione, così come la selezione svolta dagli autrici, sceneggiatori e registi che mettono mano alle fonti passate, ecco, su questo gioco di sponda tra registi e tra regie e tra selezioni, direi che possiamo chiudere questo incontro ringraziando tutti gli ospiti di aver accettato il nostro invito, di aver partecipato con tutta questa con entusiasmo e convinzione al seminario di oggi. L'appuntamento per tutti quanti al nostro prossimo seminario, appuntamento legato al ciclo della carta ai pixel, in programma, se non ricordo male, il 12 novembre. Ci occuperemo ancora di cinema, ma questa volta di cinema d'animazione, quindi basta documentari e lasciamo forse spazio. Anche più divertente, chissà. Ma chissà, lo vedremo, lo sapremo dire dopo. Ci occuperemo di Mila, un film d'animazione che sta prendendo forma a livello internazionale, che riguarda i bombardamenti di Trento della Seconda Guerra Mondiale, e nulla, continueremo nel nostro piccolo percorso. Grazie a tutti e una presto, un arrivederci. Grazie a voi. Grazie a tutti voi. Una serata, arrivederci. Arrivederci.